Oggi voglio mostrarvi una tecnica particolare ma molto semplice per realizzare un quadrato con i ferri. Questo quadrato non è, in questo caso non è completamente chiuso e quindi andrà lavorato con i ferri circolari, ma avanti e indietro, non in circolo. E vi mostro questa copertina perché è quella che ho realizzato con questa tecnica. Ora vorrei farvi vedere la parte dietro. Praticamente la lavorazione inizia dal centro, avremo un lato aperto, che poi in questo caso è stato chiuso, cucito, e si lavoreranno dei ferri in modo da avere dei gettati che creeranno questo quadrato. Oltretutto, la lavorazione in questo caso ha una fascia a legaccio e una fascia a maglia rasata. Poi voi potrete scegliere di lavorarla tutta a maglia rasata oppure a legaccio completamente oppure fare degli spazi, delle fasce più strette, insomma, poi decidete voi in base a come desiderate andare avanti. Bene, vi mostro allora come fare per lavorare questo tipo di quadrato ai ferri. Eccoci qua con il nostro ferro circolare, che in questo caso è corto perché ho pochi punti da lavorare, però voi inizierete con un ferro circolare minimo, con un cavo lungo minimo 80 centimetri, anche perché andando avanti con la lavorazione vi ritroverete tutte le maglie dei quattro lati della copertina sui ferri. Abbiamo dei marcapunti per delineare gli angoli, in modo che poi riconosceremo il punto in cui dovremo fare i gettati alla sua destra e alla sua sinistra. Qualunque tipo di lana va bene. Potete utilizzare dalla lana più sottile a quella più grossa. E vi ricordo, prima di iniziare, che trovate tutte le spiegazioni scritte sul mio blog Lo Spazio di Lilla nella sezione dedicata alle copertine da neonato. Partiamo con 9 maglie sul ferro. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Lavoriamo il primo ferro a diritto. Iniziamo il secondo ferro lavorando un diritto, un gettato, un diritto, di nuovo un gettato e un diritto. Mettiamo il nostro marcapunti. Quindi di nuovo un gettato, un diritto,
un gettato, un diritto e di nuovo il nostro marcapunti. Facciamo di nuovo il gettato, un diritto, un gettato e un diritto. Marca punti, di nuovo gettato, diritto, gettato, diritto. Ecco qua, con questo secondo ferro, pratica, predisponiamo la lavorazione ai gettati che dovremo fare poi continuando a lavorare e inseriamo i nostri marcapunti. In pratica questi delimitano i tre angoli del nostro quadrato, mentre l'ultimo angolo sarà dato dall'unione dell'inizio e della fine del lavoro. Andiamo al ferro dispari sul retro che lavoreremo tutto a diritto. Sia le maglie normali che i gettati. Quando ci troviamo davanti al marcapunti, non dobbiamo far altro che prenderlo e passarlo sul ferro di destra. E continuiamo con i nostri punti a dritto. Qua il nostro terzo ferro. Il quarto ferro, che è poi quello che ripeteremo, si lavora in questa maniera. Un diritto, un gettato. Lavoriamo a diritto fino a quando non rimane una sola maglietta prima del marcapunti. Noi adesso abbiamo, ecco, tre maglie da lavorare a dritto, poi man mano che andremo avanti con il lavoro troveremo molte maglie e il procedimento sarà sempre lo stesso, lavorare le maglie al dritto finché non ne rimane una davanti al marcapunti. Ora faremo un gettato, lavoriamo a dritto questa maglia. Passiamo il marcapunti, facciamo un gettato, lavoriamo a dritto le maglie prima dell'ultima e ripetiamo in questa maniera. A diritto, quando rimane una sola prima del marcapunti, faremo di nuovo il nostro gettato, lavoreremo a dritto la maglia prima del marcapunti, spostiamo il marcapunti. Facciamo il nostro gettato di nuovo e lavoriamo a dritto fino all'ultima maglia. Eccoci qua. Gettato, maglia al dritto, passiamo il marcapunti, lavoriamo di nuovo un gettato. Ora lavoriamo le nostre tre maglie a dritto, un gettato. E a dritto l'ultima maglia presente sul ferro. Ecco qua. Voltiamo, cioè all'inizio adesso non è che si capisca molto, però poi andando avanti vedrete che il lavoro prenderà forma. Di nuovo
tutto a dritto, il ferro dietro, in questo caso è il ferro 5. Passiamo il marcapunti, continuiamo lavorando a dritto tutte le nostre maglie. Ora dobbiamo continuare a lavorare il ferro 4 fino ad arrivare al 20, alternandolo con il ferro dispari che è tutto a dritto. In questo modo avremo la nostra fascia a legaccio. Quindi si continua così lavorando il ferro numero 4 e il ferro numero 1 fino a raggiungere 20 ferri totali. Dunque, ho lavorato il 20° ferro. Terminando così la mia fascia a legaccio. A questo punto voltiamo il lavoro e iniziamo a lavorare la nostra fascia a maglia rasata. Partiamo dal rovescio del lavoro. Naturalmente lavoreremo tutte le maglie al rovescio, con l'unica eccezione della prima maglia che verrà lavorata al dritto e delle maglie che si trovano all'interno, al centro dei due gettati, vale a dire la maglia centrale che vedete lavorata. Questa va sempre lavorata a diritto. Quindi tutto al rovescio ad esclusione della prima e dell'ultima maglia del lavoro e delle maglie centrali tra i gettati. Lavoriamo il nostro primo ferro della fascia a maglia rasata, iniziando con un diritto, poi lavoriamo le maglie successive tutte al rovescio.
vedete che ci stiamo avvicinando al marcapunti. Quindi continuiamo al rovescio, lavoriamo il gettato del giro precedente al rovescio, passiamo il marcapunti. E questa maglia prima del gettato successivo la lavoriamo a dritto. Poi ripartiamo con la lavorazione al rovescio. Ecco, dovete lavorare in questo modo tutti i ferri del retro del lavoro, tutti al rovescio ad eccezione delle maglie che si trovano al centro dei due gettati e la prima maglia del lavoro e l'ultima che vanno lavorate al dritto. Eccoci qua di nuovo, siamo arrivati al marcapunti, quindi un rovescio, passiamo il filo sul retro del lavoro e lavoriamo la maglia successiva al marcapunti a diritto e ritorniamo a lavorare tutte le maglie al rovescio. Ecco, è importante rimarcare questa piccola differenza. Mentre prima, quando eravamo sul rovescio del lavoro, lavoravamo tutte le maglie al dritto per ottenere il punto legaccio. In questo caso, per avere la maglia rasata, lavoriamo tutte al rovescio, ma dobbiamo ricordarci di lavorare al dritto le maglie che stanno al centro dei gettati, oltre alla prima e all'ultima maglia del lavoro, perché queste maglie, questa riga, diciamo, deve rimanere sempre con la lavorazione non rasata, ma con la lavorazione, vedete, al legaccio deve rimanere. Quindi questo vuol dire che quando siamo sul rovescio della maglia rasata, dovremo lavorare queste magliette non al rovescio ma a dritto. Ed è importante ricordarselo perché altrimenti il disegno del lavoro di questa porzione del lavoro cambia. Si nota, insomma. Ecco qua, rovescio e l'ultima maglia la lavoriamo al dritto. Sul davanti del lavoro, per avere la maglia rasata, lavoreremo come abbiamo lavorato tutte le altre parti della fascia a legaccio, identicamente allo stesso modo. Quindi la possiamo ripetere un diritto,
un gettato, tutte le maglie al dritto, fino a che non rimane una maglietta prima del marcapunti. Eccoci qua, questa è la maglia centrale. Facciamo il nostro gettato, lavoriamo questa maglia dritto, passiamo il marcapunti, di nuovo gettato e ripartiamo con la lavorazione al dritto. Ecco qua, iniziamo già a vedere la trama della lavorazione a maglia rasata, anche se con il rosso è un po' difficile vedere bene il punto. Ad ogni modo avremo tutta la maglia liscia sul davanti e dietro avremo una fascia a maglia rovescia. Si dovranno lavorare 20 ferri in questo modo. Ecco qua, ho fatto alcuni giri in più a maglia rasata. Questo è il davanti del lavoro e questo è il rovescio. A questo punto voglio lavorare alcuni giri a legaccio per poi farvi vedere come chiudere le maglie. Una volta che siete arrivate alla dimensione desiderata, non dovete far altro che chiudere le maglie nel classico modo, ossia lavorando le prime due, cavallando una sull'altra, poi lavorare sempre la maglia successiva, accavallarla con quella precedente, fino a quando non saranno terminate tutte le maglie che abbiamo sul ferro. Quando arrivate alla zona d'angolo dove abbiamo le maglie traforate, fate in questo modo per evitare che l'angolo si appiattisca. Allora, dopo la prima maglia e dopo l'ultima maglia che avete sul ferro, fate un gettato e accavallate la maglia sul gettato. Poi lavorate la maglietta centrale e accavallate. Di nuovo fate il gettato, accavallate la maglia sul gettato, poi ricominciate a lavorare normalmente, a chiudere normalmente, fino a quando non vi troverete a lavorare, a chiudere le maglie nell'angolo successivo e quindi rifarete di nuovo questo in questo modo.
aggiungendo i gettati per evitare di stringere troppo la punta. Potete utilizzare questo tipo di lavorazione per fare uno scialle e quindi avrete questa apertura invece, se volete fare una copertina o un copricuscino o qualunque altra cosa, potete chiudere la parte aperta cucendola e fermando sempre il filo in modo che non si veda la cucitura.